Io come presidente della Proloco di Parghelia non avrei voluto essere qui stasera, avrei voluto essere qui per festeggiare, ma in questo momento c'è poco da festeggiare. E mi ha molto emozionato le parole che ha detto la nostra amica Sylvie, e hanno la nostra piena solidarietà, perché penso che la libertà sia proprio quello che, a cui tutti abbiamo sempre, che sempre abbiamo sognato, e quello che bisogna mantenere sempre. E Parghelia ha risposto benissimo. Io sono stata qui oggi pomeriggio, stamattina non c'ero per motivi di lavoro, e ho visto che Parghelia ha risposto, i paesi limitrofi hanno risposto, e noi siamo sempre vicini e saremo sempre vicini. Chi ha bisogno ci saremo sempre, non solo stasera come diceva il sindaco, ma la nostra solidarietà continuerà. Speriamo che si risolva presto tutta questa situazione, perché è inammissibile pensare nel 2022 che ancora si debba parlare di guerra, ancora si debba parlare di ingiustizie. E poi quello che mi fa più male è pensare donne e bambini in questa situazione, è una cosa che proprio non si può pensare.